sterline e 24 pence. E 24 pence. 5, 10, 15, 17 sterline e 11 pence. E 11 pence. Bene. Il resto lo finiremo domani, va bene? Sì, signor Scrooge. Bene. Ma domani è Natale, signore. E allora? Ah, ho capito. Domani è Natale e immagino che vogliate una giornata libera, non è vero? Se la cosa va bene a voi, signore. No! Non va bene. E non è giusto. Perché voi, mio caro Bob, voi trattate male il vostro stesso lavoro. È ingiusto, signore. Ah, è ingiusto? E a voi sembra giusto che io vi paghi una giornata di lavoro senza avere nulla in cambio, eh? Signore, sono tutti in festa. Tutti? Eh? Noi non siamo tutti. Ricordatevelo. Noi siamo la Scrooge e Marley. E ficcatevelo in questa testa, zuccone! Però vorrei dire che se proprio domani vorrete una giornata libera, dovrò detrarre mezza corona dalla vostra paga. Signore. Signore cosa? Eh? Va bene. Va verrò, bene cosa? Verrò puntuale come sempre. Bene. Buonasera, signor Bob! Sì, signore? Che cos'è questa? È una candela, signore. Già. E com'è? È accesa, signore. E voi? Voi lo sapete, mio caro Bob, quanto mi costa mezza oncia di cera? No! Voi non lo sapete, perché la cera qui la compro io. Va bene, la spengo allora. Sarà meglio. Buonasera, signor Scrooge. Buonanotte. Un giorno o l'altro mi farà finire sul lastrico a forza di comportarsi in questo modo. Sai quante ore di lavoro mi costa guadagnare un penny? È Natale, signore, vi prego. È Natale? Sì. Al diavolo, tu è Natale. Ma vi prego, signore, ho tre figli piccoli. Ah,
Hai tre figli piccoli? Sì, signore. E allora va a casa da loro, anziché restare qui a importunare certi uomini. Per quelli come voi ci sono gli ospizi, ci sono le carceri, ci sono gli ospedali. Hai capito? Sì, signore, ho capito. Vattene! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the summer's day. La 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 la, la 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 la. Signore, un penny per gli orfanelli. Un altro coi penny. Per gli orfanelli ci sono gli orfanotrofi che io sovvenziono con le mie tasse, va bene? Ma lo sa quanti orfanelli in questa città possono morire di fame senza la nostra generosità? Per me possono crepare tutti. Oh, jingle bell, jingle bell, ah, andatevene, prendi tempo, andate a cantare da qualche parte. Ah, perdi giorno. Buonasera, buonasera e buon Natale. Volete assaggiare queste fantastiche ciambelle di mele? Le ho confezionate oggi, sono ancora calde e profumate. Oppure, per i più golosi, abbiamo dei biscotti di zenzero e miele. Buonasera, signore. Desiderate qualcosa? No. Abbiamo dei biscotti appena appena sfornati per la sua famiglia, per i suoi nipoti. No, no, nipoti. Ma guardi, guardi, oppure questi biscotti coperti di cioccolato con dentro i canditi. Sono buonissimi per lei. No. Se li tengo. Oppure una torta appena fatta per i suoi nipoti. No, no, nipoti, non ho figli e non ho famiglia, va bene? Lasciatemi in pace voi e i vostri maledetti dolciumi. Desidera altro, signore? Posso sì, aiutarla? Desidero altro. Sì. Desidero essere lasciato in pace, va bene? Oh, e andate al diavolo voi, i vostri penni, i poveri, crepate tutti, voi e il Natale. Il mio lavoro della giornata. Salute, conserva le ossa, sì. Qua non c'è niente di meglio che una bella zuppa riscaldata di 3 giorni prima di andare a dormire. È meglio scaldarla un poco. Così. Così va già meglio. E ora. Yeah.
chi sarà mai, ma possibile che non si possa nemmeno cenare in santa pace. Un attimo, per la miseria, arrivo. Ah, sempre importunare nelle ore impossibili. Arrivo, detto, un attimo, che diamine. E tu che ci fai qui, mentecatto? Permesso, permesso. Buonasera, zio. Buon Natale, che Dio vi benedica. Ah, tutte sciocchezze. Cosa vuoi? Vedo che non avete cambiato niente qua, è tutto esattamente uguale. E mi sta esattamente bene così. Zio, ma fa più freddo qua dentro che fuori. Ebbene, allora tornatene fuori. Che cosa mi raccontate? Ma sentite questa? Sì, lo sai che cos'è? È l'odore della mia zuppa riscaldata di 3 giorni. Ma che zuppa, zio? Questo viene da fuori. Fuori c'è aria di festa, zio! Sì? E allora chiudi le finestre. La finestra, no. Ma ascolta, ma si può sapere che cos'hai da ridere come un idiota? Mi sembri abbastanza povero per essere così felice, abbastanza, no? Abbastanza povero? E voi invece che siete sempre imbronciato con questo muso, tutto... E siete abbastanza ricco, tra l'altro. Ma questi sono affari che non ti riguardano. Vivo in un mondo di idioti e di sanguisughe. Ma zio, è pur sempre Natale! Ah, già, Natale. E che cos'è il Natale, eh? Se non sentirsi più vecchi di un anno... e neanche più ricchi di un penny. Zio, Natale. Natale è l'unico periodo dell'anno in cui le persone aprono i cuori alle altre persone e pensano agli altri. Bene, che ci pensino gli altri e che mi lasciano stare. Io invece sono venuto qui per voi. Perché non venite per la cena di Natale in famiglia? C'è Ingrid e Melania che non... Cosa? In cena di Natale? Una cena con voi? Dovete vedere Ingrid. Questa è la mia cena! Ma che dite, zio Ingrid, che fa? Dove è lo zio Scrooge? Dove è lo zio Scrooge? Hai finito? Non ci verrò mai a cena da voi, finché tu in questa maledetta testaccia! va bene, zio, voi non cambierete mai, vero? Io comunque... Aia! I reumatismi! Benedico questo vostro Natale! Io, fai attenzione, maledetto! Anche se non ho un soldo in tasca. Buon Natale, zio! Buonasera. Buon Natale, zio! Buonasera! Buon Natale, zio! Buonasera! Esci e chiudi la porta! Mentecatto. Adesso sarà meglio farci una bella dormita. Pranzo di Natale. Ah. Diavolo sei? Ho parecchie cose da dirmi. Ma chi sei? Non ti conosco. Fai finta di non riconoscere. Come sei entrato in casa mia? Sono Marley. Jacob Marley, il tuo socio. Anzi, ero il tuo socio. Ma non è possibile. Il mio socio è morto 7 anni fa. L'ho sotterrato con queste mie stesse mani. Tu non credi che esista, eh? Guarda,
Per me tu potresti essere il frutto di un'indigestione di questa zuppa riscaldata di 3 giorni, per quanto mi riguarda. E che prova vorresti della mia esistenza qui, ora, davanti a te? Una prova? E secondo te io avrei bisogno di una prova? Non dubitare delle tue sensazioni. Non giocare con queste cose, con la tua intelligenza. Tu non sei mai stato una persona molto divertente. Tu non credi, eh? Te l'ho detto. Potresti essere un'indigestione da zuppa e niente di più. No, 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 ti prego! Ti prego! Uomo volgare! No, adesso ci credi! Sì, sì, ti credo, ma non farmi del male, ti prego, amico mio! Non farmi del male! Io non ho molto tempo a disposizione. Cosa vuoi? Io non posso arrestare, non posso indugiare, non posso riposare in nessun modo. Sono costretto a vagare con queste maledette catene. Come? Con le catene? Sono catene che ho costruito io stesso, anello dopo anello, dopo anello, con le mie slealtà, le mie indifferenze, le mie azioni, i miei egoismi di tutta una vita. Ma cosa stai dicendo, amico mio? Tu sei sempre stato un grande, un ottimo uomo d'affari. Affari! L'unico affare della mia vita avrebbe dovuto essere l'amore per il prossimo. Carità, misericordia, tolleranza, benevolenza. Questi avrebbero dovuto essere gli unici miei affari. Cosa stai dicendo? Io sono morto da 7 anni. E da allora vago continuamente, costretto da un'incessante tortura di rimorsi. Amico mio, dovresti indossare tu queste catene per capire che ci vogliono sempre per riparare al male commesso. Ascoltami, Ebenezer, ascoltami. Il mio tempo a disposizione qui sta per finire. Cosa vuoi dire? Verranno a trovarti 3 spiriti. 3 spiriti? Tu, senza di loro, non hai scampo. Cosa significa? Non hai nessuna speranza di salvezza. Ma spiegati meglio! Tu ti stai comportando esattamente come me, facendo tutti i miei errori. Devi cambiare. Cosa stai dicendo, Giacomo? Per cambiare devi capire! Ma cosa capire, Giacomo? Loro verranno qui per te! Per me? Sì! Proprio per questo motivo! Aspetta il primo domani notte! Quando scoccherà luna, noi non ci vedremo mai più! Giacomo! Ho avuto nulla. Sì, sì, la colpa è sicuramente della zuppa. Meglio una buona dormita e domattina sarà tutto passato.
ma tu sei lo spirito che mi è stato annunciato. Sono lo spettro del Natale passato. Sono lo spettro del Natale passato. Cosa vuoi? Perché sei qui? Per il tuo bene. Per il mio bene? Cosa significa per il mio bene? Alzati. Come alzati? E seguimi. Ma no, lasciami! Ma non lo vedi che sono in Vestalia? Fa freddo fuori! Non posso uscire! Ma dove mi stai portando? Dove mi stai portando? Cosa succede? È per la tua redenzione. Per la mia redenzione? Cosa significa per la mia redenzione? Vieni con me. Con te? Faremo un lungo viaggio nel tuo passato. No, continuo a non capire. Capirai che c'è un'altra dimensione, un altro modo di vedere le cose. Un'altra dimensione? Ma in che senso? Nel senso che le cose che facciamo possono essere fatte in un altro modo. No, io continuo a non capire. Ricordi questa strada? Ma sì, quella è la strada in cui abitavo da bambino. Quella è la casa in cui sono nato. E ci sono anche i miei compagni d'infanzia. Ehi, Jimmy! Ehi, Mark, ciao! Sono io, Ebenezer! Ehi, là! Giacomo! Ehi! È inutile salutare. Non ti vedo. Sono solo ombre. Come? Solo ombre? Vedi quel ragazzo? Lo riconosci? Ma sì, quello... Quello lo riconosco, sono io. Da bambino. Ricordi quel giorno? Sì, me lo ricordo, quel Natale. Ero seduto da solo sugli scalini di casa. Com'ero solo. Come mi sentivo solo. Già, senza compagnia. L'unica compagnia era quel libro. Povero ragazzo. Povero me. No, basta. Basta. Non voglio più vedere altro. Riportami a casa. E invece c'è altro da vedere. Dove mi stai portando? Dove mi stai portando? Maledetto, lasciami! E poi una cosa che stavo pensando, come immagino... Tutto bene, Diane? Ebenezer, caro, dov'è finito il nostro patto? Sei cambiato molto. Quando prendemmo quell'impegno, tu eri un altro uomo. Ero solo un ragazzo. Ma sì, ero solo un ragazzo, Diane. Io sono rimasta la stessa, come quando eravamo una cosa sola. Anche io. Non voglio dirti quanto abbia pensato a noi e a tutte le cose della nostra vita.
ma posso dirti che l'ho fatto. E ora ti restituisco la libertà. Ho mai chiesto io la libertà? No, mai, mai. Le parole no, mai. L'hai fatto sottilmente, come ogni tuo atto, come ogni tuo cambiamento. Certo, oggi non mi sceglieresti più. Non sceglieresti più una Diana, senza dote, come me. Non è vero, Diana, non è vero! Tu credi di no? No! Sei troppo abituato oggi a calcolare tutto quello che entra ed esce dalla tua vita e a fare in modo che tutto ti renda. Che tu possa essere felice nella vita che ti sei scelto. E questo potrà farti soffrire. E il ricordo del passato mi fa quasi sperare che tu ne soffrirai. Ma sarà per poco tempo e poi ne allontanerà il ricordo. Come un sogno inutile dal quale bene tu ti sia destato. Addio, Ebenezer. Dian! Vai! Vai, per Dio, fermala! Fermala, fermala, fermala! Basta, basta, ti prego, riportami a casa. Queste sono le ombre del tuo passato, ma se sono così dolorose, non è colpa mia. Dove sei? Dove sei? Lo so che ci sei. Esci fuori. Dove sei? Fatti vedere. Eccomi. Dove sei finito? Dove sei finito? È Luna. Luna. Fatti vedere. Ma cosa credi? Che io abbia paura di... ma vuoi farmi prendere un colpo? Non hai mai visto niente di simile fino ad ora? No. Non sei mai andato in giro con i miei fratelli? Fratelli? Cosa significa fratelli? Siamo
una famiglia numerosa. Una famiglia? Più di... Milleottocento! Allora chissà quanto vi costerà mantenerla, questa famiglia. E quindi, se siete così tanti, credo che con voi non sia ancora finita, non è vero? Oh no, ognuno di noi ha un compito. E il tuo, quale sarebbe? Sei curioso? Ho fatto solo una domanda, vuoi rispondere? Vuoi vedere? Ti ho chiesto di rispondere. Tocca la mia veste. Perché dovrei toccare la tua veste? Tocca. Maledetto! Vuoi ammazzarmi questa notte? Tocca la mia veste. Non hai ancora capito? Capito cosa? Io sono lo spirito del Natale presente. Del Natale presente? Ma allora significa che tutto questo sta accadendo... Adesso. Adesso? Ma com'è possibile? Non riconosci nessuno? Lei. Buongiorno. Sì, Bob. Lui, è Bob. Sì. Buongiorno Bob, com'è andata a lavoro? Oh, guarda, una giornataccia. Ma piuttosto, dov'è la nostra piccola figlia? L'ho mandata a fare decorazioni per i dolci. Eccola qui. Papà, sei tornato. Papà, giochiamo a cavalluccio, ti prego. Ma certo, dai. Ma Tim, tesoro, papà è stanco, ha lavorato tutto il giorno. Ah, ma cosa dici? Dai, lei questa la mamma, su. Presto, salta su. Vai papà! Veloce, papà, più veloce! Oh, piano. Veloce come il vento! Come il vento! Siete sempre i soliti voi due. Dai, scendi adesso, è ora di mangiare, tesoro. Grazie, mamma. Ascolta la mamma. E cosa ci ha preparato di buono la nostra cuoca? Ah, lo scoprirai presto, tesoro. Papà, sai cosa c'è stasera per cena? No, dimmelo tu. C'è... l'antra. L'antra? C'è l'antra? Con la salsa di mele. Con la salsa di mele. Con la salsa di mele. La mia preferita. E anche la mia preferita. Anche la mia quando potevo mangiarla. Che profumo, è venuta proprio bene quest'anno, eh? Sì. Papà, sai, oggi siamo andati dal fornaio. Che buon profumo che c'era. Sì? Per forza, con quello che costa il pane fresco al giorno d'oggi. Ecco, vedi. Vedi come spende lo stipendio che gli do ogni settimana? Pane fresco e anatra. Speriamo sia buonissimo allora, eh? Guardate! Sta nevicando! Nevica, guarda! Che bella. Mamma, domani posso andare a giocare fuori, ti prego? Va bene, basta che fai attenzione però, sì, eh? Sì.
Però ti devi coprire bene perché fa molto freddo. Mangiamo, mangiamo. Sì. Propongo, attenzione, un bel brindisi al signor Scrooge, al patrono della festa. Che buon uomo, eh? Sì, proprio il patrono della festa. Vorrei averlo qui davanti e dirgliene qua. Ma cara, è Natale. È proprio un bravo uomo il mio Bob, te lo dico io. E secondo te deve essere proprio il giorno di Natale che noi famiglia Cratchit dobbiamo brindare alla salute di un uomo così taccagno, avaro, insensibile come Scrooge? No, lei molto meno. Sì, ma comunque è Natale. E a Natale sono tutti più buoni, è vero, Tim? Sì. Dai, mamma, brindiamo alla salute del signor Scrooge. Scrooge. Tesoro, si dice Scrooge. E va bene, brindiamo. Ma solo perché me lo dite voi. E perché è il giorno del Signore. Alla salute del signor Scrooge. Scrooge. Lo vedi? Si stanno prendendo gioco di me. Tu dici? In ogni caso, sono sicura che sia un uomo molto ricco. Hai capito? Pensano solo ai miei soldi. Sì, cara, è vero, è vero. Lui è molto ricco. Ma con tutti i suoi soldi non riesce neanche a scaldarsi nemmeno le sue povere ossa. Sarà. A me fa molta pena, comunque. Mi raccomando, ragazzi, vado a preparare i dolci da portare ai vicini. Nel frattempo sparecchiate tutto, mi raccomando. Va bene. Va bene, mamma. Questa la prendo io, va? Devo andare. Sai, papà, se oggi ci fosse il signor Scrooge, ci aiuterebbe a sparecchiare. Dice Scrooge, tesoro. Sì, ma il signor Scrooge non c'è, per cui lo facciamo noi. Papà, cosa chiama Cavalluccio? Cavalluccio. Cosa questa? Vieni. Dai, salta su. Oppa! Vai, papà! Veloce! Vai, che veloce! Eccola qua! Grazie! Andiamo! A Scrooge! Evviva! Però, hai visto? Che carina! La piccola Timmy! Peccato! Peccato! Cosa? Cosa significa? Potrebbe essere il suo ultimo Natale. Il suo ultimo Natale. Bisogno di cure. Io il mio Bob pago puntualmente ogni fine settimana. Non abbastanza. Basta, riportami a casa, ti prego, riportami a casa. Non ho finito con te, Scrooge. Questa è la risata di quell'idiota di mio nipote Fred. La riconoscerei dovunque. Troppo bravo! No, tu sei troppo stupido! E perché
faccio una. Dai, 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 che sei bravo. Allora, attenzione, eh. Sì. No. No! È un idiota! Lo faccio di nuovo? Dai, dai, di nuovo! Attenzione! No, facciamogli, vuoi che lo fa ridere, ma non lo sappiamo! Ve lo dico, imbecille! Un pesce martello! Ci dovevo dire il martello in testa! Ma come faccio lei un nipote così demente? Lui e quegli altri dello sciacquo! È facile! Guardate bene che è facile! È facile, questo, dai! Vediamo! Questo sia un pinguino! È un pinguino! Ah no, è il mondo del fornaio, si capisce! Una foca! Non un no. No, una foca? Ma che foca, la moglie del fornaio? Faccio? È un tricheco? È la moglie del fornaio, fratello! Dai, dai, mi fanno ci siamo però in faccia! È facile! Fanno, hai detto, ma non è così! Qua, qua! È la signora porta! Dai, dai, dicelo che non c'è lo sono. È la signora Potter. Aspetta, io era la signora Potter. La moglie del fornaio. E ci andava tanto. Uguale. Tocca di nuovo a te, dai. Questa. Dai, facciamo un'altra perché sei troppo brava, dai. Ah, è troppo bello questo gioco. Adesso è facile, facile. Dai. È facile. Ah. Oh. Hai peli? Eh? Questa faccia è aggressivo! Ma a me ricorda qualcuno, ma non riesco a... Eppure mi ricorda qualcuno. Siamo noi per giudicarlo. Oh, finalmente ne ha detta una. Quindi direi, in piedi signore, non ha voluto ricevere i miei auguri, invece li riceverà lo stesso. Alla salute, salute dello zio Scrooge! Alla salute. Buon Natale!
Sei lo spirito del Natale futuro. Sera, e di che cosa? Oh. Ah, poi non lo so, lo sai anch'io! Stai attenti, imbecille, con quello che... calma, vecchio ubriacone! Sei più ubriacone! E non so chi dei due sia più ubriacone! Sei tu o tu? Piuttosto, offri da bere ai tuoi amici! Ma sei un tirchiaccio, sei! Il tirchio è lui, il tirchio! Vero, ne vuoi un po', magari ti tira un po' su! Piuttosto, che cosa avranno fatto di tutti i suoi soldi, eh? A voi, a me, non li ha dati! E poi è stato un funerale economico, direi! Guarda quanta gente! Siamo in tre e siamo in becchini! Qui per lavoro! Uno, due e tre! No! Come? Uno, due e tre! No! Uno, due e tre! Uno, due e tre! Comunque ha avuto quello che si meritava. Beh, sì. E io mi merito questo. Cosa? Ricordini. Fai vedere. Questa bella. Argentini. Accumula. Io sono. Grazie tante, Scrooge. Buonanotte, signor Scrooge. Allora, è così che finirò. Ciò che si è stati in vita, così si verrà ripagati in egual misura in morte. Ho dormito. Ma che giorno è oggi? Ehi, ragazzo, che giorno è oggi? È Natale! È Natale? Ma allora sono ancora in tempo! Sì, sono ancora in tempo!
Ecco. Ah. Il mio paio di pantaloni più bello. Aspettavo solo l'occasione giusta. E finalmente è arrivata. Sì. Buon Natale! Buon Natale a voi! Sì! Ah, buon Natale anche a voi! Sì! Ah, e questo è il cappotto più bello di tutto il mio guardaroba! E finalmente è arrivato il momento di indossarlo. Sì, ancora. Buonasera, signori. Comprate queste ciambelle di Natale fantastiche, fatte con lo zenzero, col miele, sono profumatissime e ancora calde. Oppure i canditi al cioccolato, che sono la gioia dei bambini. O i biscotti. Questi biscotti li ho confezionati con le mie mani. Con le nocciole, la frutta secca, sono squisiti e profumati. Oppure per i più buoni abbiamo questi dolciumi che sono una leccornia. Sono fantastici. Buongiorno, mia cara signora. Buon Natale. Buon Natale a voi. Posso aiutarla? Certo. Sì. Vorrei un bel cesto ripieno di tutte le cose più buone che avete. Oh, sì. Guardi il cesto con la ciambella. Sì, ma aggiungete una sola ciambella, cosa sarà mai? Va bene una così, sola. Signore? Ma non va bene, aggiungete! Ancora, sicuro, signore? Aggiungete! Va bene così? Aggiungete, vi ho detto! Per la miseria, vi avete... Per i vostri nipotini. Avete paura che non vi paghi? No! Una corona. Una corona? Per tutte quelle cose. Per tutto quello lì, sì. Una corona. Ma no! Ma vale almeno due corone! Due corone, signore? Anzi no! Cinque corone! Cinque corone, signore! Anzi, fate così! Datemi il cesto! Il cesto? Grazie! Oh, che sbadato! E Dio vi benedica! Aiutatemi su! Oh, sì! Ecco! Signore, grazie! La mia povera schiena! Grazie! Grazie! Grazie. Buon Natale a buon voi, Natale a lei, mia cara signora. Grazie. Buon Natale a voi e alla vostra famiglia. Grazie. Ah, beh, bene, bene, bene. È tutto pronto per la cena? Oh sì, tesoro. Manca solo la caraffa con il gin. La preparo subito. Mi raccomando, scaldala, così certo. La vediamo tiepida. Oh, bussano alla porta. Vado subito ad aprire. In piedi, il signor Scrooge. Oh, vado io. Signor Scrooge, entrate. Buongiorno, Bob. Buongiorno, signor Scrooge. Buongiorno, signore. La mia umile dimora e la mia famiglia. Sera. Buonasera. E la piccola Timmy, immagino, non è vero? Certo. Signor Scratch, avete dimenticato che giorno è oggi? No, oggi signore. È Natale! Sì. È Natale! E allora bisogna festeggiare! Bisogna festeggiare! Sì, ecco qua, un bel cesto di dolci per la nostra piccola Timmy, vero? Grazie, signor Scrooge! No, Scrooge! Va bene anche Scrooge, va benissimo, non preoccupatevi! Signor Scrooge, volete rimanere a cena? Guarda! Rimarrei molto volentieri, ma purtroppo ho degli altri impegni che mi aspettano questa sera. Ha degli altri impegni questa sera? Già, è una cosa, mio caro Bob. Sì, signore. D'ora in poi le cose nel nostro ufficio cambieranno. Ho bisogno di questo lavoro, signor Scrooge. Non mi licenziate. Avrete un aumento di una sterlina a settimana. Una! Avete ragione, per quello che fate una sterlina è poco. Due sterline a settimana. Due sterline! No, non facciamo così. Cinque sterline a settimana. Sterline. E non se ne parli più, eh? Va bene? E in quanto alle cure per la nostra piccola Timmy, ne
farò carico io. Grazie, signor Scrooge, grazie. Che Dio vi benedica. Grazie a voi e che Dio benedica voi e la vostra famiglia. Oh, grazie, signor Scrooge. Ancora una cosa, mio caro Bob. Sì. Domani... Ci vediamo in ufficio, signore. No, domani rimanete a casa e godetevi la vostra famiglia. Grazie. Buon Natale. Grazie, Scrooge. Buon Natale. Arrivederci, Bob. No, 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 da uomo. Buon Natale, signor. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Bussano. E picchio. No, ma il pesce martello. Non puoi aprire. Bussano veramente? Eh sì, sarà il picchio. Dio! Mio caro Fred, ma ti sembra il caso di lasciare sulla porta un povero vecchio? Prego, accomodatevi, zio! Mio Scrooge! Che piacere, zio! Accomodatevi! Prego! Prego! Ti aiuto! Che piacere avermi qui! È un piacere per me, miei cari! Ma che sorpresa! Sorpresa! Non ci aspettavamo, zio! Allora ci hai pensato! Eh sì! Ma come, mi lasciate in piedi? Oh, zio, prego! Bene! Thank you.